Lei abita qui in questo palazzo? Sì, 14 anni che siamo qua noi. Sei una delle occupazioni più longeve, infatti, più lunga. La più vecchia, sì. Questa è la più vecchia Roma, la che vuole non comprare subito. E siamo sempre preoccupati, no? Guadagno 100 euro al mese, che posso fare un affitto? Mia moglie fa pulizia di scala, guadagna 400, però no. Con un figlio di 12 anni? Un figlio? Un figlio di 12 anni di sale ancora. È il nuovo fronte di battaglia del ministro Matteo Salvini, le occupazioni abusive. Una circolare del Viminale impone una stretta, sollecita i comuni a effettuare sgomberi tempestivi. La capitale è in allarme, Roma vanta su questo un primato, un centinaio le occupazioni, 12.000 le persone a rischio sgombero. Dove andrete a finire? La strada ci sta aspettando, no? Dal palazzo ex Banca Italia di via Carlo Felice, a due passi da San Giovanni, e l'ex stabile Impdap di via Collatina, nell'estrema periferia romana occupata da 800 eritrei etiopi che vivono in condizioni igienico-sanitarie precarie. Le situazioni nella capitale sono numerose e diverse, incancrenite da anni. Noi siamo rifugiati. Rifugiati asilo politici, sì. Qui a Porta Pia, nel pieno centro storico, sopra questo cinema, vivono da anni un'ottantina di nuclei familiari, italiani, stranieri, molti minori. L'estate se la sono presa ancora con i barconi di immigrati e adesso è il momento dell'illegalità delle occupazioni, appunto, e la propaganda continua. Gli abitanti del quartiere sposano questa linea dura del Viminale sulle occupazioni. Se non che io occupo un edificio, non pago l'affitto, cioè la legge deve essere uguale per tutti. Se tu vuoi. Lei quanto paga di affitto? 1.700. Questo paese da 40 anni aveva bisogno di regole, non è la linea di Salvini. Si vive nel limbo, a un certo punto dal limbo bisogna uscire. Tutto cambia rispetto alla direttiva Minniti di un anno fa. Dopo le scene di guerriglia urbana dell'estate scorsa con gli sfollati di via Curtatone, si stabilì di non procedere più all'evacuazione degli stabili senza aver prima individuato sistemazioni alternative per gli occupanti. La circolare Minniti, per assurdo, era più avanzata di quello che oggi sta producendo Salvini. Anche l'Unione Inquilini contesta la circolare e ricorda un altro primato della capitale, gli immobili sfitti e inutilizzati. Ci stanno almeno 100.000 case sfitte, sono immobili anche confiscati alla mafia che sono da anni in degrado. Ci sarebbe case veramente per tutti. Queste sono tutte persone povere. Lo sgombero e buttare in mezzo alla strada vuol dire solo aumentare il caos. Vi ritroverete più spacciatori, più ladri, non certo più sicurezza.